Inganno, slealtà, del vile trailer non ci si può più fidare. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei trailer più menzogneri. Per quello che poi in realtà sarebbe stato il film completamente diverso da quello che si è fatto vedere in quei 3 minuti di presentazione mai visti nella storia del cinema. Il fatto è che possono essere menzogneri anche in positivo. Cioè potresti pensare dal trailer che il film sarà una grandissima cacata e in realtà si rivela essere buona roba. Ma ovviamente ci saranno un pochino di spoiler, questo è chiaro. Alla numero 10, The Grey. L'avete visto? Esatto. Quello con Liam Neeson che prende a pugni branchi di lupi assetati di sangue grandi come grizzly per 90 minuti, no? No, è un film che vi straconsiglio tra l'altro, bel dramma esistenziale con elementi di sopravvivenza avventurosa chiaramente perché lui e i suoi colleghi precipitano nel nulla dell'Alaska, ma ora io capisco che Liam Neeson ormai abbia st'etichetta di picchiatore inarrestabile professionista e se non pesta chiunque in ogni film la gente non è contenta, come viene mendacemente mostrato nel trailer che è tutto tranne che quello che sarà poi il film. Cioè il trailer è un action cafonissimo con lui che si mena con la natura incazzata, ma senza troppi spoiler, guardatevelo, il messaggio del film è tutto il contrario. E quello che succede è tutto il contrario. E alla numero 9, Sweeney Todd, il diabolico Johnny Depp preso col copia incolla presente in ogni film di Tim Burton di quel periodo. Per quanto io non ami i film di questo regista, in quella decade è probabilmente uno dei suoi migliori, pur passando sopra una cosa di una gravità enorme per me, perché non sono un grande fan dei musical e ricordo benissimo che andai con i miei amici in sala a vedere questo horror grottesco, no? Si pensava alla Burton appunto su Barbiere mezzo matto e mi ritrovo con questo Barbiere mezzo matto e Bellatrix Lestrange che cantano tutto il tempo. Ora, io mi incazzo. Per un semplice motivo. Nel trailer non cantavano manco per un secondo. E per Diana però, Burton, tu sei un vero infame e per te solo lame. Come quelle di Sweeney Todd e Edward Mani di Forbice. Maledetto ladro. E alla numero 8, Passengers. Sì, quella romanticata con Jennifer Lawrence e Chris Pratt nello spazio verso un mondo tutto nuovo. Ah, baci, amore, abbracci, zucchero, spazio, altri baci, tanti, tanti confetti. In un film che a giudicare dal trailer ti farà venire problemi al fegato e invece andandolo a vedere, se hai resistito alla tentazione di evitare quella che probabilmente pensavi sarebbe stata una porcheria, ti ritrovi di fronte a una roba malatissima, perché è un film su un pazzo bastardo che si risveglia per sbaglio dal sonno criogenico a metà viaggio e non riesce a rientrarci, soltanto che mancano 90 anni alla destinazione, quindi per non rimanere solo decide di svegliare un'altra ragazza condannandola in pratica a morire con lui in un viaggio di cui non vedranno la fine. Veramente una follia. Resta anche una porcheria personalmente, però sorpresa, è la numero 7, Drive. Con Ryan Gosling bloccato in un'eterna paresi facciale che lo costringe a un massimo di 2 espressioni, a un ritmo, sto film che una partita di scacchi è più movimentata e il curling in confronto è dinamico, ciò non toglie che sia comunque un film magnifico, per me. Ma capisco se qualcuno ci è rimasto un pochino male andandolo a vedere, perché il trailer sono 3 minuti di botte da Orbi con Ryan che ammazza tutti e addirittura dice anche, pensate un po', è incredibile, delle parole. Quindi uno si aspetterebbe che nel film Gosling, ecco lui, emetta suoni, elabori proposizioni costituite da qualcosa di più, di un soggetto, un predicato e un grugnito d'assenso ogni 30 minuti, che è invece però quello che succede nel film. E quei 3 minuti di botte che si vedono nel trailer sono i 3 minuti di botte totali di tutto il film condensati per far abboccare il pubblico. Non è esattamente un pulp come ti aspetteresti. E alla numero 6, After Earth. È un film con Will Smith che mena gli alieni cattivi. Voglio dire, no. Invece no, perché il protagonista del film parrebbe sia Jaden Smith, il figlio, va bene, però Will Smith sarà il personaggio principale, no? È la voce narrante di tutto il trailer, si vede soltanto lui, lo pago volentieri il biglietto per... non esattamente, tutto quello che si vede nel trailer è il prologo, condensato anche qui in 2 minuti, dopodiché, e letteralmente a 5 dall'inizio, Will Smith si trancia le gambe, resta in uno stato di semi-incoscienza catatonica, venendo pagato decine di milioni per stare seduto mezzo sbudellato nello stesso posto da inizio a fine della pellicola, mentre tu ti incazzi perché stai pagando parte di quelle decine di milioni per vedere suo figlio che piagnucola tutto il tempo. E non mi devo arrabbiare. E alla numero 5, Hereditary. Sapete che l'ho trovato un po' così questo primo lavoro di Ari Aster, molto meglio, ma proprio senza confronti il secondo, Midsommar. Comunque, un trailer stavolta che ti inganna, però ammetto in positivo, perché a giudicare da quello sarebbe stata l'ennesima storia di fantasmini con la bimba che vede la gente morta di qui di là, insomma, io non so
quanto convenga. Usare la tattica del facciamo sembrare il nostro film una merda totale dal trailer, così la gente si stupirà in positivo, sì? Io non so quanto si possa stupire la gente in sala se la sala è vuota, ma vabbè, sono opinioni. E qui la bambina che vedi nel trailer, la protagonista, lei viene decapitata in 10 minuti. I fantasmi manco ci stanno nel film, tutta un'altra roba, un po' azzardata come cosa, direi. È la numero 4. Magico Michelozzo, film di Soderbergh. Non lo direste, ma sì. E comunque temo che molti in questo caso davvero si siano fermati al trailer, perché Magic Mike, in teoria, è un film, parrebbe, su stripper. A meno che non sei una quindicenne che dice: oddio, c'è Channing Tatum mezzo nudo, che figo! Capisco se non lo vai a vedere, perché sembra una puttanata totale. Cioè, con tutto il rispetto, ma lui e Matthew McConaughey che ballano vestiti da sexy cowboy per 90 minuti, me li posso anche perdere, come se l'è poi persi mezzo mondo. Il fatto è che il film è tutto tranne che questo. La trama è profonda. Serviva soltanto per far sbavare il possibile pubblico che però non c'è andato a vederlo. E a me sta cosa è dispiaciuta, perché il film, io ve lo consiglio. E alla numero 3, Godzilla, la cui menzogna si basa su un singolo elemento, ossia la presenza di Bryan Cranston, fresco di finale di Breaking Bad, lo butti lì e zacchete che arrivano i soldi. La tattica è birichina ma giusta. Però almeno fammi un favore, se ti do i soldi per vedere Bryan Cranston, io poi mi aspetto che nel film Bryan Cranston, ecco, lui ci sia. Sarebbe davvero carina come cosa nei nostri confronti, ma invece no, perché schiatta per radiazioni nei primi 20 minuti, ma forse esagero, che dico 10, e il protagonista diventa un altro, così, come si chiama, Tyler, non manco mi ricordo, e tu stai seduto lì, al buio, mentre anche Godzilla appare in tipo gli ultimi 10 minuti di un film che si chiama Godzilla. Ma per caso, perché mi sono fatto coglionare come un povero deficiente? Sì. E alla numero 2, Spring Breakers, un'altra magic micata, direi, di Harmony Korine. Anche qui una trama molto più adulta di quello che potrebbe sembrare a vedere il trailer, sulla vacuità di alcune esistenze da party hard e poco altro, devote al nulla. Ma nel trailer è soprattutto quello il pubblico che si va a cercare. È pazzesca questa cosa. Il pubblico dello YOLO, droga, droga, niente, è il culo di Selena Gomez, che fico. E altro non può essere, perché è tutto quello che ti fanno vedere. Quindi qual è la tattica qui, scusi tanto, signor Corin? Cercare di attirare gente con pochi neuroni in sala per percularla senza pietà e senza che se ne renda conto? Spring break. Spring break forever. E alla numero 1, Suicide Squad. Qui la menzogna è semplice. Dal trailer sembrava carino e invece è una merda. Vale come inganno? Direi proprio di sì. Certo, potevo aspettarmelo. Comunque è un po' tutto sbagliato nella costruzione di quei 3 minuti per far abboccare il pubblico. Anche qui col Joker, Jared Leto, esplosioni, colori, il Joker. Sì, è il Joker, è Harley Quinn. O meglio, il culo di Harley Quinn è il Joker. E il bello, lo sapete qual è? È che in questo film il Joker non c'è. Cioè, per massimo 30 secondi di scene inutili, mentre nel trailer te lo mostrano mentre spara coi Queen in sottofondo. Ok, sentite, anche il trailer era una cacata clamorosa. Non so che avevo in testa quando sono andato a vederlo, però è comunque un grande incarno, quello del Joker.